Buongiorno, Stefano De Gregorio, bentornati e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi preparo un secondo piatto a base di carne di agnello. Vi farò una spalla di agnello arrosto con un porro. Gli ingredienti che vi do sono per 4 persone, tempo di preparazione 75 minuti, livello di difficoltà medio. Gli ingredienti necessari alla ricetta sono i seguenti: 600 g di spalla di agnello, 2 porri, rosmarino, timo, 1 spicchio d'aglio, 2 cucchiai di olio d'alloro, sale, pepe, brodo, olio extravergine di oliva. Quindi spalla, pepe, sale, massaggiamo, stesso dall'altra parte, giusto un filo d'olio perché ha già abbastanza grasso la carne. Faccio scaldare bene. Spicchio d'aglio in camicia, un po' di odori mediterranei, rosmarino, timo. A parte ho già fatto un brodo, in questo caso è un brodo di pollo. A questo punto l'agnello è pronto da inserire in forno, 150 gradi per 75 minuti circa. L'agnello è quasi pronto, inizio a cucinare il porro. Porziono, tiro via la prima esterna, taglio a metà, inizio a scaldare bene una padella, in questo caso io uso una in ferro, andrebbe bene anche una griglia, un po' di sale, pepe, filo d'olio e vado in padella. Vado a bagnarlo leggermente. L'agnello dovrebbe essere pronto e vado in forno. Lo porziono. Riaccendo la padella che ho utilizzato per cuocere il porro. Ora abbiamo tutti gli elementi, quindi piatto di portata. Porro, agnello, un po' di sale sull'agnello, l'olio d'alloro. Il piatto è pronto, soltanto un po' di tempo di cottura in forno, ma si può fare semplicemente a casa. Vi aspetto alla prossima. Buon appetito!